Buongiorno amici e benvenuti dal vostro amico scrittore, ghostwriter Matteo Di Gennaro. Oggi parleremo del discorso professionale, come si crea un discorso professionale. Quindi, come puoi far conoscere al meglio il tuo programma politico, aziendale o artistico? Genuinità, programmazione e preparazione, questi sono i tre ingredienti fondamentali per arrivare dritto al cuore delle persone che ti stanno ascoltando. Vediamo insieme questi tre punti. 1. Genuinità. Le parole dovranno rispecchiare quello che sei veramente, non ciò che vorresti essere, o peggio ancora, apparire. Ricordati che la spontaneità è il miglior antidoto alla banale mediocrità. Il testo dovrà rispecchiare il tuo carattere, che sia mite o da combattente, poco importa. Punta tutto su ciò che sei. Non dimenticare che tu stai leggendo, ma le persone che hai attorno stanno ascoltando. Quindi la voce come la presenza devono andare pari passo con le parole. Secondo punto, programmazione. Il discorso che andrai a scrivere dovrà avere una scaletta, ovviamente non dovrà essere improvvisato. Questa scaletta comprende introduzione, in cui anticiperai l'argomento, corpo centrale, dove svilupperai il discorso, e finale, atto a riassumere ciò che avrai detto, ponendo risalto su quello che riterrai essere il suo punto di forza. Terzo, la preparazione. Risulterà fondamentale far comprendere a chi ti sta ascoltando quelle che sono le tue competenze e esperienze, trasmettendo così credibilità e conoscenza. Sarà importantissimo però non ostentare le proprie capacità, in quanto il tuo scopo ultimo dovrà essere quello di infondere sicurezza, non irritante egocentrismo. Adesso veniamo alla conclusione di quello che vi ho detto, alla cosa basilare e fondamentale. Un discorso professionale, degno di questo nome, ricordatevi, signori miei, che deve soprattutto incuriosire, emozionare e, perché no, perfino destabilizzare l'ascoltatore. Da sempre la forza delle parole scuote i cuori e le menti. Usiamole per giungere alla meta che ci siamo prefissati. Ecco, questo io vi ho fatto un po' un riassunto di quello che deve essere la preparazione di un discorso professionale. Come scrivere un romanzo, nulla deve essere lasciato al caso. Anche qui ci vuole preparazione, disciplina e metodo. Se però non siete in grado di prepararvi un discorso, io sono qua. Il mio contatto è matteo.digennaro1968@libero.it. Quindi che tu sia un manager aziendale, che tu sia un politico o che tu sia un artista, se non hai tempo o non hai le capacità, perché ovviamente il tuo lavoro è un altro, scrivimi alla mail che ho appena detto, matteo.digennaro1968@libero.it, e insieme creeremo il tuo discorso professionale. Io come sempre, signori miei, vi ringrazio per il vostro tempo, vi abbraccio forte forte forte, un bacione grosso e ci vediamo alla prossima. Ciao!